Grazie, grazie. Grazie veramente dal profondo del cuore. Consentitemi di fare un ringraziamento a tutti i candidati. Li avete visti oggi, li avete visti sfilare qui davanti, li avete conosciuti, molti di loro sono conosciuti dai cittadini di Colleferro. Io li voglio ringraziare perché, come avete visto, molti debuttano in politica. Marco è stato splendido nella presentazione di questa nostra nuova avventura. Lo ha fatto anche con lo spirito giusto, che è lo spirito che noi vogliamo trasferire a tutta la città in questa campagna elettorale. Lo ha fatto con saggezza, scegliendo anche dei passaggi importanti del programma che da oggi è in distribuzione e sul quale noi abbiamo cercato di concentrarsi queste settimane per cogliere gli aspetti più importanti del nostro territorio, per cercare di declinare quello che sarà lo spirito e la costruzione di quella che ho voluto definire la rigenerazione della nostra città. Ringrazio Mario, ringrazio gli amministratori presenti, ringrazio in particolare i sindaci dei comuni limitrofi che sono venuti oggi a sostenerci e ringrazio soprattutto i giovani che ci stanno mettendo entusiasmo, voglia di apprendere e di intraprendere e che stanno dimostrando come Colleferro abbia tutte le condizioni per potersi risollevare in un momento difficile di crisi economica e sociale che ha colpito il nostro territorio come ogni altra parte del nostro paese, della nostra Italia. E permettetemi, prima di soffermarmi con voi su alcune considerazioni, di rivolgere un pensiero sentito forte alla gente di Milano e alla polizia che ieri ha dovuto contrastare la delinquenza organizzata che cerca di impedire all'Italia di sollevarsi. Io credo che abbiamo il dovere oggi di sentirci fortemente uniti in quello che deve essere comunque lo sforzo corale di un paese che vuole risollevarsi. E credetemi, prima di scendere in campo, di decidere di entrare nuovamente in competizione a Colleferro, io ci ho molto pensato, perché non era una scelta semplice e una decisione improvvisata. E non perché avessi timore di scendere in campo, la mia storia politica è punteggiata di coraggio e non di codardia, ma perché volevo capire se ci fossero le condizioni vere, reali, se fossi ancora in grado di offrire alla città un futuro e una prospettiva e riprendere il discorso laddove si è interrotto e cercare di sperimentare e seguire nuove vie, nuove strade, di cui Colleferro, il territorio intero della Vallese del Sacco, ha terribilmente bisogno. Ecco perché ho pensato a lungo e nel momento stesso in cui ho deciso di entrare in campo ho rivolto un appello a tutti perché ritrovassero la unità superando gli egoismi e perché il centrodestra, nella sua complessità, al di là delle definizioni, si ritrovasse unito e andassimo anche al di là delle etichette di destra e di sinistra, perché questa è una battaglia decisiva per Colleferro, per la nostra città, per la nostra popolazione e non possiamo permetterci di sbagliare. E allora dico subito, per sgombrare il campo anche da qualche subdola polemica, che questa è l'ultima sfida della mia vita. Io non lascerò Colleferro, mi guardo e non lascerò gli obiettivi che mi sono presi. E lo farò con grande determinazione, guardando negli occhi la gente, perché questi giovani che oggi entrano in campo e che hanno bisogno anche di essere formati per diventare classe dirigente di domani, sono il nostro futuro. E noi vogliamo lasciare Colleferro, anche quando non ci saremo più, in buone mani e non nelle mani dei cialtroni che fanno lasciare saltare le amministrazioni quando si è a metà del cammino. Detto questo, abbiamo cercato di capire quali fossero le esigenze del territorio, ripercorrere le tappe di un percorso ventennale, certamente, ma che è stato gratificante. Io spesso amo dire
e credetemi con la sincerità che ho nel profondo del cuore, che la vita mi ha regalato tante soddisfazioni, anche tante amarezze, come a ognuno di noi. Ma nel momento stesso in cui ho avuto le soddisfazioni, ho avuto anche responsabilità di grande livello, a livello provinciale, a livello nazionale, nello stesso Parlamento, credetemi, ho sempre mantenuto nel cuore un profondo amore per il mio territorio e per la mia città. E se oggi devo dire, dopo tanti anni, qual è stata l'esperienza che più mi ha gratificato, è stata l'esperienza di sindaco di questa meravigliosa città. Perché non è facile oggi riprendere in mano un destino e farlo diventare proiezione futura, e con fermo a tutte le possibilità per farlo. Se riuscirò, e sono convinto di riuscire, a scuotere la nostra gente e a farla vincere nell'animo di ognuno quella sorta di rassegnazione incapacitante che in qualche modo blocca e immiserisce e annulla e chiude in se stessi senza più reagire, avremo già vinto una grande battaglia, perché non ci può essere rinascita se non c'è reazione da parte della gente, se non c'è capacità di rientrare in campo e superare la rassegnazione, perché dalla crisi si può e si deve uscire, e dobbiamo esserne convinti tutti che questa è una battaglia che si può vincere, mettendo in campo idee, progetti certamente, ma anche con la consapevolezza del passato, perché non c'è futuro se non c'è coscienza e se non c'è ricordo del passato, della nostra storia, di quello che siamo stati, di come è nata la nostra città, di come è nata la popolazione di Colleferro, nella sua eterogeneità di provenienza, nel suo difficile cammino di diventare comunità omogenea, visto la provenienza intorno ad un nucleo industriale originario che è quello che è stato mirabilmente descritto poc'anzi e che è stato portatore di lavoro, ma anche portatore di grandi difficoltà nei momenti di crisi occupazionale e nei momenti di crisi sotto il profilo ambientale. E chi oggi ha a cuore l'ambiente, noi nel nostro programma parleremo di un approccio diverso alle tematiche ambientali, perché io credo che sia scaduto il tempo di quell'ambientalismo ribellista per cui basta dire no a tutto per mettere a posto la propria coscienza. Oggi abbiamo bisogno invece di un ambientalismo ragionevole. Abbiamo bisogno di capire che se il progresso, la tecnica, la scienza va avanti e se noi siamo immersi nel progresso e nella novità, se usiamo il telefonino oppure abbiamo una macchina con sistemi elettronici più avanzati, se il nostro mondo è circondato nella sua quotidianità dalla sfera della tecnologia avanzata, della grande innovazione che ormai viaggia con la velocità della luce, dobbiamo capire che tutto questo è futuro e può essere coniugato con il rispetto dell'ambiente, della qualità della vita, perché dobbiamo capire che nella sfera tra l'essere e l'avere deve prevalere sempre la sfera dell'essere rispetto a quello dell'avere, ma dobbiamo anche conciliare il progresso, la ricerca scientifica, l'innovazione con la cautela e con il considerare l'ambiente qualcosa di sacro, dicevano gli antichi, sacralità della vita, sacra, la residenza fondamentale che è alla base della cultura del paesaggio indoeuropeo, di quello che sta nelle radici della nostra gente. E spesso noi questo lo dimentichiamo, e allora con sacralità bisogna rispettare l'ambiente, con cognizione di causa bisogna affrontare le problematiche che attengono all'inquinamento, fuori da quel teatrino che in qualche modo ci immerge nella falsità delle argomentazioni, perché è molto facile far leva sulla paura della gente, molto difficile è correggere e intervenire per risolvere i problemi. E noi i problemi li abbiamo cominciato a risolvere nel corso degli anni. E chi dice che non si è fatto nulla, che la situazione si è terribilmente aggravata sotto questo profilo, noi risponderemo con dati e argomenti anche attraverso le analisi che fanno i centri di ricerca, quelli specializzati,
perché è uno strano paese il nostro, e Colleferro sta un po' in questa stessa dinamica, per cui improvvisamente tutti diventano scienziati, tutti diventano clinici, tutti diventano tecnici e si permettono il lusso anche di contrastare le analisi che magari vengono dal CNR, dall'ENEA, cioè dai centri deputati a fare ricerca e a metterci nelle condizioni di capire qual è effettivamente la qualità dell'ambiente del nostro territorio. Beh, noi nelle prossime giornate distribuiremo a tutte le famiglie l'opuscolo che a suo tempo l'amministrazione curò, corredandolo di nuove novità, di nuovi aggiornamenti, per dimostrare effettivamente qual è la situazione del nostro paese, che è enormemente migliorata rispetto al passato. Certo, si può fare molto di più e bisogna fare sempre meglio, ma è stato già fatto molto, e quello che non è ancora stato fatto è sconfiggere la bugia che cammina sulle ali della demagogia. E questo noi lo faremo senza preoccupazione alcuna. È stato detto, se non ci fosse stato il termovalorizzatore, ma voi pensate davvero che Colleferro non sarebbe diventata una sorta di Malagrotta di seconda ondata dopo il fallimento di Malagrotta a Roma? Ma pensate davvero che rispetto alle difficoltà che la Regione Lazio ancora oggi ha in termini di rifiuti e di gestione di tutto il sistema di rifiuti non avrebbe ulteriormente ingigantito e ampliato la discarica come ha sempre cercato di fare? E se non fossimo entrati nel ciclo industriale dei rifiuti, oggi non avremmo neanche la possibilità di dire che a Gaia ci sono ancora decine, centinaia di lavoratori che stanno lì e riescono a lavorare in quel settore. E non avremmo sicuramente potuto avere energia a basso costo, tale cioè da consentire il mantenimento delle tariffe a livello molto basso e competitivo con altre realtà del territorio regionale. Ma voi pensate davvero che non sarebbe accaduto l'irreparabile, così come avevano incominciato a fare? In questa città è arrivata l'acqua, quando è arrivato a fare il sindaco, il sottoscritto, c'erano zone della città dove non esisteva neanche la possibilità di avere l'acqua dentro casa. Io stesso abitavo in un'abitazione al quinto piano senza ascensore, dove bisognava andare a raccogliere con le botti, con le bacinelle l'acqua per averla dentro casa. E abbiamo portato acqua, e non solo abbiamo portato l'acqua, ma abbiamo mantenuto anche le tariffe dell'acqua, quelle del 1993, tanto per dire gli interventi che sono stati fatti e come poi si coniuga la innovazione anche con una pressione fiscale mantenuta molto bassa. Io faccio riferimento all'acqua perché, vedete, Colleferro è stato il primo comune nel 1995-96 a fare la gara in base alla legge Galli e a trovare un gestore unico nel settore dell'acqua che per 20 anni ha consentito all'Italcocim di mantenere le tariffe basse, facendo anche interventi strutturali importanti che hanno migliorato anche la distribuzione e l'adduzione dell'acqua in tutte le abitazioni. Oggi c'è il passaggio con la CEA, ma io la conosco molto bene la CEA, perché da presidente della provincia mi trovai a dover trattare con questi signori che volevano subito impossessarsi del lato 2 e già avevano in qualche modo stabilito tutte le procedure che mettessero la provincia di Roma in ginocchio, per cui alla fine avremmo avuto un gestore unico nel lato 2 che già aveva stabilito le tariffe, vi assicuro che erano tariffe molto alte, equiparate addirittura con quelle di Roma, che sono enormemente più alte di quelle che si hanno nei comuni della provincia di Roma. Io ve lo voglio ricordare questo episodio perché è stato un episodio anche significativo di quello che accadde allora, perché mi trovai improvvisamente dopo eletto ad essere convocato in regione. Allora la regione era di sinistra, c'era Badaloni, c'era un assessore Meta che era l'assessore che si occupava del problema della CEA, e mi trovai in una riunione, c'era Montino, oggi sindaco di Fiumicino, allora assessore al comune di Roma con Lutero, e mi convocarono in una riunione dove mi misero davanti quello che era già il prospetto definito della attribuzione alla CEA della responsabilità della gestione del lato 2 con tariffari già prestabiliti. Io andai lì e in qualche modo mi volevano costringere a firmare un atto perché secondo loro era un atto dovuto. Beh, chi mi conosce può immaginare come abbia reagito.
Pensate, per dirvi come agisce certa sinistra, che la CEA già allora era una società quotata in borsa e qualche giorno prima sui giornali era addirittura apparso l'annuncio che la CEA avrebbe avuto la gestione in affidamento diretto del lato 2. Io andai in questa riunione con i giornalisti che stavano dietro la porta e che aspettavano l'annuncio, perché poi, stando in borsa, potete immaginare qual era il gioco che ci sarebbe stato. Beh, in quella circostanza io dissi: guardate, non se ne fa assolutamente nulla, io ve devo studiare le carte, non è che sono qui e vengo semplicemente a firmare. Potete immaginare la reazione. Devo dire, con quella maleducazione che spesso li distingue, alzarono anche la voce. Per cui io feci un semplice gesto, dico: guardate, non c'è problema, io mi alzo da questa riunione, se voi non volete aprire un tavolo di discussione, esco fuori e annuncio ai giornalisti che Acea non avrà assolutamente la gestione del lato 2. Poi quello che accadrà in borsa sarà problema vostro, gli dissi. Mi alzai, mi accostai alla porta, ebbi un placcaggio che neanche Nanni è in grado di fare. Fui subito preso e riportato a sedere, tanto per far capire come quei signori abbassarono le penne. E ci passò un anno e mezzo prima di stabilire qual era il contratto che avrebbe salvaguardato tutta la provincia di Roma, che ebbe una tariffa, poi arrivò Veltroni e venne lui a firmare in provincia, una tariffa enormemente più bassa rispetto a quella di Roma. Io questo lo dico in modo che lo sappiano subito questi signori, che quando tornerò a fare il sindaco di Colleferro dovranno fare i conti ancora con quel personaggio e saranno cavoli loro, perché se è giusto che la CEA gestisca, non è giusto che si scaricano sui contribuenti il costo di quella gestione. E allora rimettiamo le cose a posto sotto questo aspetto. Lo faremo in questo settore e lo faremo anche in altri settori, tirando fuori nuova energia e cercando di capire laddove oggi Colleferro può riprendersi e può svilupparsi. Quella grande area, Roberto, della ex BPD, poi Fiat, oggi Secospi, 70 ettari, dove c'è di tutto, è stato egregiamente detto dall'architetto Felici. Aggiungo, c'è anche un bosco straordinario con delle essenze arboree che furono impiantate dall'allora ingegnere Parodi Delfino, addirittura prendendole in altri paesi europei, addirittura alcuni arbusti vengono dall'Africa, a dimostrazione di quale cura ci fosse allora nell'individuare le aree su cui realizzare l'industria e quale rispetto ci fosse anche per creare aree verdi in un mondo industriale che produceva insetticida e nitroglicerina. Perché la vera realtà negativa dell'inquinamento ambientale del nostro territorio ha solo un'origine, ed è l'origine della chimica, dell'industria chimica. È lì che sono nati i nostri guai, quando le scorie venivano interrate o venivano versate nel fiume e non c'erano leggi, e spesso c'era mancanza di cautela, e spesso gli operai venivano esposti alle esalazioni che oggi paghiamo anche con il costo di qualche vita umana. Ma quello è il risultato di quel tipo di industrializzazione. Non la si può addossare a chi ha cercato invece di correggere e di risolvere le questioni, come è accaduto negli ultimi anni. Questa è la storia da cui noi partiamo. Ed oggi siamo nelle condizioni di poter dire che laddove non c'è più aria produttiva si può tornare al dialogo profondo tra la città e quelle aree che tornano e possono tornare ad essere fruite dall'opinione pubblica, dalla cittadinanza, quel parco, quelle grandi distese nelle quali si potranno realizzare quelle forme oggi che coniugano cultura con occupazione, economia e cultura. Perché uno degli errori straordinari che si è fatto negli ultimi anni a tutti i livelli,
a livello di governo, a livello centrale, a livello periferico, è quello di pensare che la cultura fosse una cosa a sé, come se la cultura fosse soltanto la coltivazione di un interesse singolo e non invece un meccanismo importante che fa crescere la qualità delle persone, ma le immette anche in un circuito economico produttivo. Questo dobbiamo fare per far leva e per far sì che le tante realtà che esistono nel nostro territorio, fatte di associazionismo, di volontariato, quanti giovani che amano la musica, l'arte, quanti giovani che frequentano il teatro, che si improvvisano essi stessi attori, che fanno commedie, quanti musicisti ci sono, uno ce l'abbiamo anche qui, poco fa faceva il presentatore, e l'ho sentito con la sua piccola band quanto riesce a esprimere anche in termini di passione interna. Perché vedete, recuperare un senso comunitario significa anche recuperare quelle tracce di passione interna che fanno la identità profonda di un popolo. La cultura non è ostentazione, la cultura è riflessione, è il recupero di una qualità, è un sentimento profondo, e se riusciamo a trasmetterlo agli altri è lì che si crea il futuro. E se avessimo qui la Colleferro, come vogliamo che accada? Una grande arena dove possono venire anche i grandi artisti e cimentarsi e farsi, come dire, queste platee enormi dove anche i nostri giovani si possano esibire, e quindi avere l'artista che attira, che attrae, che in qualche modo fa da apripista ai nostri giovani che sono lì, che si esibiscono con le loro famiglie, dargli un palcoscenico che è anche il palcoscenico del futuro e della vita. Questa è la cultura che cresce, questo è l'albero che germoglia. Ecco cosa si deve dare ai giovani. E sul campo lavorativo, pensate, Colleferro ha un grande giacimento di esperienza, di professionalità, con i suoi artigiani, con la sua cultura imprenditoriale, con quell'artigianato che è nato anche all'ombra della vecchia BPD, della vecchia Fiat, della vecchia SNIA, quell'artigianato che fonda il suo valore creativo sulla manualità in un paese, disgraziatissimo paese, che ha dimenticato le scuole professionali, le scuole d'arte, e che oggi sono quelle le cucine sulle quali bisogna innervare nuova imprenditorialità, nuova occupazione. Noi abbiamo artigiani illustri e io vorrei fare una scuola dell'artigianato, chiamarli questi nostri anziani, perché cementare anziani e giovani significa trasferire esperienze e glorificare quella che è la nuova divertenza, la nuova creatività. La giovinezza non è un dato anagrafico, è un elemento dello spirito, perché ci sono tanti vecchi che spesso sono molto più giovani di tanti giovani, e sono le idee che fanno la differenza, è il coraggio di entrare in campo con il viso aperto e con le idee e i progetti concreti. Questo è il cammino che noi immaginiamo per la nostra città, anche rivitalizzando il commercio, perché ci sono forme, si diceva prima, il commercio urbano, il commercio naturale, che riequilibria il territorio tra le grandi concentrazioni commerciali e la fioritura del commercio al dettaglio. Ma dobbiamo far sì che questi luoghi, che questa passeggiata per Colleferro possa essere elemento di felicità, di sorriso. Bisogna far sì che anche i luoghi del commercio naturale, del commercio cittadino, tornino ad essere frequentabili con più pulizia, con più armonia, con più arredo urbano, creando anche spazi, perché le mamme che vanno a fare la spesa o i papà, è la stessa cosa, possono lasciare i loro figlioli custoditi in modo tale che non ci sia pericolo per nessuno, e creare quindi non la città finta, ma la città vera, reale, che richiama i cittadini al proprio interno. Perché non so a voi, ma a me piange il cuore vedere la domenica, i sabati, dove la città è desertificata e la gente non esce più di casa. Questo è un dramma sociale, e noi dobbiamo abbattere questa barriera, dobbiamo riscoprire
vive il senso della socializzazione, il senso comunitario, la vita e il sorriso devono tornare in questa città. Questa è la grande sfida che la politica vera deve saper fare, non quella fatta di chiacchiere, fatta di banalità, non quella fatta, come dire, di accuse e contraccuse. Mi sentirete poco a parlare degli altri, perché io voglio parlare di noi e di quello che faremo, e voglio parlare della città, della gente di Colleferro, perché so che oggi c'è un grande, profondo disagio sociale nelle famiglie, nelle comunità, tanta gente che ha perso il posto di lavoro, tante persone che hanno il figlio disoccupato che magari ha 30-35 anni è ancora lì e vive magari facendo leva sulla pensione del nonno. Sappiamo le difficoltà che ci sono, sappiamo che il disagio spesso porta a chiudersi in se stessi, a perdere speranza, a perdere fiducia. E io a volte mi domando, se non c'è tanta gente in giro, forse accade anche questo, che molta gente si richiude dentro casa perché non si sente più dentro quella forza, quell'animo per poter partecipare a una vita collettiva. E allora questo disagio sociale, non solo attraverso il volontariato, io mi auguro di poter costruire la casa del volontariato, dell'associazionismo, per mettere insieme e fare regia e fare sistema su quella che è la grande articolazione di associazionismo e di volontariato che abbiamo nella nostra città e che spesso ha sopperito alle mancanze della politica. Ma bisogna fare in modo che ci siano anche regole certe per cui venga aiutato chi ha davvero bisogno e non magari chi lucra sul bisogno altrui. Lo voglio dire perché queste sono le grandi sfide sulle quali dobbiamo attestare la nostra attenzione. Questo è il grande futuro che noi vogliamo costruire per Colleferro, lo facciamo con grande determinazione, lo vogliamo fare perché abbiamo nell'animo, nel profondo del cuore, coscienza anche degli errori che possono essere stati commessi, perché è evidente che il vero errore che si può fare nella vita è quello di non riconoscere gli sbagli che sono stati fatti, e solo chi non opera non sbaglia. Ma grazie a Dio noi abbiamo la possibilità di dire che quando ci siamo impegnati per fare delle cose, noi le abbiamo fatte e siamo riusciti a portarle avanti con grande determinazione. Per 20 anni su quei progetti si è creato il futuro della città. Oggi bisogna rilanciare, bisogna rigenerare, rigeneriamo Colleferro, ce la faremo tutti insieme, ve lo assicuro, viva Colleferro, viva tutti voi! Grazie Stefano, è stato un pomeriggio bellissimo, in bocca al lupo a tutti i candidati, naturalmente, che Stefano sia il nostro